Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un pochino di stretching. Quindi vi racconto un pochino i movimenti che faccio e facciamoli insieme. Parto da una posizione di cane a testa in giù. Cane, Luna, potresti andartene? Grazie. No? No? Veniamo qua. Fai cagnolino con me? Oh. Mi muovo nei piedi cercando di allungare, iniziare a muovere un pochino il corpo. Scendo piano piano in plank, porto giù il bacino e guardo in alto. I piedi sono attivi, posso rimanere sopraelevato o appoggiare le ginocchia. Petto bello aperto, sguardo all'insù e torno indietro. O recupero oppure appoggio le ginocchia e mi spingo indietro. Ah, di nuovo tiro. Oggi voglio particolarmente stretchare le gambe, quindi questo stretching sarà incentrato su quelle. Quindi da qui porto una gamba avanti in mezzo ai piedi e scendo con il ginocchio. Il ginocchio rimane in linea con la caviglia. Mi porto su e cerco di spingere. Adesso mi avvicino, allungo la gamba davanti e sento tirare adesso qua. Se me la sento, piego piede. Qui sto strecciando qua. Dopo aver tenuto un po' la posizione, di nuovo salgo su con il piede, stacco il ginocchio e tengo questa posizione. Thank you.
porto indietro il peso, il bacino. Mi raccomando, rimanete dritte e non squadratevi, cioè non aprite il bacino, rimanete dritte lungo la linea. Io mi aiuto con la linea di questo tappeto. Arrivate fin dove potete. Io ad esempio sono molto meno flessibile su questa gamba perché mi sono fatta male, ora sto un po' recuperando, quindi arrivo molto più distante rispetto all'altra. Quando vi sentite che avete strecciato abbastanza, torno giù e torno indietro. Canata, stai giù. Sentirete che rispetto all'inizio arrivate molto più lontano in questa posizione. Probabilmente prima facevate fatica ad appoggiare i talloni, mentre adesso vi sentite belli a terra. E scendo. In questa posizione porto il ginocchio avanti e lo piego davanti nella posizione del piccione. Questo serve per allungare il gluteo. Se ve la sentite, piegatevi pure, altrimenti rimanete là. Non è importante copiare la posizione nel minimo dettaglio, l'angolatura, eccetera. L'importante è che sentite la posizione giusta per voi stessi, sentite che state strecciando ma che non vi state facendo male, perché è facile farsi male copiando gli altri. Quindi arrivate fin dove potete. Un altro modo per strecciare il gluteo, semplicemente chiudo le gambe una sopra l'altra davanti a me, porto le ginocchia una sopra l'altra spostandomi e mi siedo in mezzo ai piedi. Se vedete, così, e mi piego in avanti. Sta diventando un po' buio. Okay.
apertura di gambe e scendo. Tenete queste posizioni quanto volete, quanto sentite più comodo, quanto vi piace. A me piace tenerle belle a lungo perché mi rilasso anche proprio mentalmente. Adesso ve le sto facendo vedere un pochino più velocemente rispetto a quando le faccio. E poi l'ultimo esercizio, sempre per l'interno. Porto il bacino in linea con le ginocchia. Le gambe e i piedi dietro sono leggermente piegate e io scendo avanti. Questo è un esempio di routine per stretching gambe che io solitamente faccio al termine di un mio allenamento gambe, qualcosa di molto easy, molto facile e che mi serve a allungare i muscoli dopo averli contratti durante l'allenamento e anche a rilassarmi un pochino mentalmente. Spero che questo video vi sia piaciuto, se ne volete altri fatemelo sapere lasciando un commento, un mi piace e iscrivendovi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!